dico, io che sono brutta, lo sai cosa ti dico, che se ti prendo a pezzi ti farò. Giobi, ma com'è carino e dolce Giobi. Sono stanco, riposiamoci un po', Rory. Ah, finalmente siamo usciti dalla città, che sollievo! Ho spaventato quell'uccellino! Ma cosa c'è in quella scatola? Non lo sai, è un regalo per Giobi. Gli avevamo promesso di portargli un regalo se avesse badato alla casa mentre eravamo lontani. Sono sicurissima che gli piacerà molto. E si può sapere cos'è che gli hai comprato? Non posso dirtelo perché è una sorpresa. Oh, allora affrettiamoci a tornare a casa. Non ci vuole molto ormai. Scusa, nonno, vuoi vedere che c'è dentro? Non ora, se non torniamo al più presto, Jobin comincerà ad annoiarsi e si dimenticherà del suo dovere. E allora non avrebbe più diritto al regalo. Prendersi cura della casa, ma è una bella noia. Questo non è compito di un principe. Compito di un principe è di combattere coraggiosamente e di sgominare il nemico. Vieni fuori, Brunga, mi batterò con te! Giobi, che cosa stai facendo qui in giro? Non avevi promesso di badare la casa in nostra assenza? Giobi, ecco, avevo comprato questa bella collanina per te, ma vedo che proprio non te la meriti, dato che non hai badato alla casa. Non è vero, non è vero! Sono stato in casa fino a pochi minuti fa! Davvero? Allora andiamo a casa per vedere se è tutto in ordine. Va bene. Bello in questa scatola. Sarà un dolce? Come? Ma che cos'è? Un piccolo essere umano? Non dà segni di vita. Ma adesso che devo fare? Non si muove! Quelli di mia madre. È la
bamboletta? Questa sarebbe una bamboletta! Hai detto che ti ricorda la mamma! L'avevi scambiata per una statuina di tua madre? Smettila! Non so che farmene! Perché fai così? Non sono affari tuoi! Comunque poco fa mi hai preso in giro! Sono arrabbiato con te! Io non ti stavo prendendo in giro! Ridevo solo perché ero molto allegra! E io invece ce l'ho con te! Vattene! Lasciami in pace, che lo so! Una bambola, a quanto vedo. Bene, prendete quella bambola. Onorabile Brunga, quella bambola è stata gettata via da Chobin. Non servirà per attirarlo in trappola. Voi dovete solamente eseguire i miei ordini e subito. Lo decido io se può servirvi o no. Sì, signore. Gettato via quella bambola che ti avevo portato in regalo. Ma è logico, io sono un maschio. Non posso mettermi a giocare con le bambolette. Pensavo che quella bambola ti avrebbe fatto piacere, Chobin. Ti sentivi sempre così solo, pensavi sempre a tua madre. L'avevo comprata per farti un piacere. Non pruri. Insomma, che cosa sta succedendo, Chobin? Ma io non riesco proprio a capire. Perché se l'è presa? Rory si sente triste perché tu non sei riuscito a comprendere i suoi sentimenti. Anche Rory non ha padre né madre. E così si sente molto vicino a te. Lei pensava che ti avrebbe fatto piacere ricevere una bambola in regalo. Chobin, dove stai andando? Ho capito, vado subito a riprendere quella bambola. Oh, ma è tardi ormai, ci andrai domani mattina. Mi ricordo dove l'ho gettata, non ci vuole niente. Chobin, aspetta! È questo il posto. Strano, ero sicuro di ritrovarla qui. Signor Gufo! Signor Gufo! Svegliatevi, signor Gufo! E va bene, vengo io da te! Svegliati! Ma non dormite mai! Tardi. Oh, Rory! Ma perché non sei andata a letto? Beh, veramente? Sei preoccupata per Chobin o sbaglio? Se gli è successo qualcosa, la colpa è solo mia. Oh, devi star tranquilla, coraggio. Va a dormire. Resterò io a fare la guardia, seduto qui al tuo posto. È molto tardi. Dove può essere andato? Vediamo qui. E qui? No. Una bambola, vero, hai detto? Ma lo sai che cos'è? Non ti permetto di rivolgerti a me in quel modo. Io so tutto. Credi forse che ci sia qualcosa che io non sappia? Allora tu lo sai. Vai di leggio. Ehi, carino, vorrei mica svegliare tutti qui intorno, no? Allora sbrigati a dirmelo, io ho fretta. Va bene. Allora, ma prima dimmi, hai paura che Kumando si mangi la bambola al posto tuo? Eh? Oh. Potevi dirmelo subito che non 90, 91, 92.
92, 93, allora non 90, lo sai! 95, 96, 97, 98, 99, 100, hai sentito che cosa ti ho chiesto? Ti vuoi decidere una buona volta a dirmi se lo sai? Cosa? Una bambola? Non so neppure che cos'è! Oh! Se vieni ancora a disturbarmi mentre dormo, io ti mangio! Sì, sì, ho capito, me ne vado! La trappola è tesa! Questa bambola nelle mie mani si è trasformata in uno strumento di morte. Ora torna sulla terra a compiere la tua missione di morte. Uccidi Chobin! Attiralo nella tua trappola micidiale! Si può sapere che cos'hai? Perché non parli? Che ti è successo ora? Non me lo vuoi dire, Chobi? Penso a quella bambola che ha gettato via. Mi dispiace tanto per Ruri che me l'aveva regalata. Oh, ancora quella Ruri? Certo, è una mia carissima amica e io le voglio bene. È per lei che voglio assolutamente ritrovare quella bambola, capisci? Allora non ti aiuto davvero! Va a cercartela da solo, carino! Addio, Chobin! Addio! No, no, Kiroshan, aspetta! E va bene, farò da solo. È già l'alba e non è tornato. Nonno? Dov'è Chobin? Ma non è ancora tornato a casa. E tu non hai dormito? Io gli ho detto delle cose molto cattive, vero nonno? Oh, io credo che lui stia cercando, nonostante tutto, di rimediare al dispiacere che ti ha dato. È molto orgoglioso. Oh, Chobin! 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 Va, bambola, va da Chobin e uccidilo! Chobin, ma che cosa gli sarà successo? Mi dispiace di essermi arrabbiata con lui ieri sera. Nel cuore della foresta, in un posto che nessuno sa. Lo dico soltanto a te, ne farai una scorpacciata. Sei veramente un amico, ti assicuro, finché mi troverai lamponi io non ti mangerò rapida. Grazie.
ricordo, è la bambola che Chopin stava cercando ieri sera. Quella là, e va bene, i lamponi verranno dopo. La bambola come primo piatto. Questo appena vede una cosa curiosa non resiste alla tentazione. Cosa stai dicendo? È che io niente, solo di stare attento. So quello che faccio. Ti mangio adesso o dopo? Hai l'aria saporita. È la prima roba da mangiare che mangia me! Aspettami! Aspetta! Cosa? Cosa? Non vorrai batterti con me, eh? Bruciacchiato! E non ti avevo detto di stare molto attento con le cose che non conosci? Devo mangiarle immediatamente! Stai attento, la prossima volta non mi sfuggirai! Se non mi sbaglio è la bambola che Chopin stava cercando. Ma c'è qualcosa di strano. Sono addormentato qui invece di ritornare a casa. Oh, adesso ricordo, stavo cercando quella bambola, ma dove sarà andata? Oh! Ah, che sollievo, ti ho ritrovata finalmente. Sapessi quanto ti ho cercata. Oh, sei tutta sporca di fango. Ti sei sporcata quando ti ha gettato via, eh? Questa bambola ha una forza straordinaria. Quello era il suo telecomando! Comandò, sta per esplodere!
Chobi! Oh, ero molto preoccupata per te. Sono felice di rivederti. Ma la bambola è tutta bruciata. Non ha importanza. Io sono felice che tu stia bene. Ne posso sempre comprare un'altra. Evviva! Ti piace questa collana che ti ho fatto con i fiori? Vuoi provarla? Vediamo. Ecco. Oh, è bellissima. Ti ringrazio. Nonno! È stato tutta la notte sveglio. Mi è venuta una gran fame improvvisamente. Ma io non mangio nulla da ieri. Oh, anch'io. Che aspettiamo? Andiamo a fare colazione, Chobin. Benissimo, vedrai quanto...